Antonio Balzano e Mirko Drudi, due dei titolari della partita vinta bene con la Juve Stabia, sono a forte rischio di conferma tra i primi 11 del match di Pisa. Drudi è uscito all'inizio di secondo tempo contro le Vespe, ha lavorato a parte fino a ieri, oggi è tornato regolarmente in gruppo, ma difficilmente le Grottaglie lo rischierà dall'inizio. Per la sua sostituzione è pronto Scognamiglio, anche se resta in piedi l'ipotesi Crecco centrale con l'inserimento sul binario mancino di Masciangelo. Il contrattempo delle ultime ore è legato ad Antonio Balzano, che nella seduta di ieri ha riportato un edema al piede, frutto probabilmente di una botta. Non sembra nulla di grave, ma oggi Balzano ha svolto terapie, non si è allenato in gruppo e con lui, così come per Drudi, potrebbe prevalere la linea della prudenza e nessuna forzatura, visto che ci sono degli impegni duri e ravvicinati, lunedì prossimo con l'Empoli e tra 10 giorni la trasferta di Cremona. Aveva funzionato bene la catena di destra con Balzano abile a coprire le spalle a Zappa, che ha poi fatto a fette la difesa della Juve Stabia. Questo stop potrebbe preludere all'impiego desueto di Del Grosso a destra o il ripristino della difesa a 3, col rischio però di perdere i vantaggi mostrati dal 4-4-2 sabato scorso. Nodi che le Grottaglie cercherà di sciogliere domani mattina, quando la squadra farà i tamponi e subito dopo sosterrà la rifinitura prima della partenza verso la Toscana. Della comitiva farà parte anche Palmiero, che oggi è tornato in gruppo. Mancheranno Bocic, Di Grazia e Tumminello, da valutare Campagnaro e Melegoli, che hanno lavorato in via differenziata. Ad arbitrare l'incontro dell'Arena Garibaldi sarà Daniele Minelli di Varese, che in 10 direzioni non ha un gran bilancio col Pescara, 3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte. In questa stagione Pescara-Salernitana 1-2. Per il Pisa, con Minelli arbitro, 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Ciò che però preoccupa i biancazzurri è il tabù Arena Garibaldi, stadio mai espugnato, appena 4 pareggi e ben 9 sconfitte. L'ultimo precedente in terra toscana risale ad aprile del 94, finì 1-1 con le reti di Muzzi e Gaudenzi. Pisa, che ora è allenato da un pescarese doc, Luca D'Angelo, che non nasconde come questa partita non sia per lui come tutte le altre e vuole riscattare la brutta prova dell'andata, quando il Delfino si impose seccamente per 3-0. Venerdì, a prescindere dal fatto che all'andata abbiamo giocato male, noi vogliamo fare punti, anche a prescindere dal fatto che giochiamo contro il Pescara, nel senso noi abbiamo bisogno di fare punti. E il fatto che sia il Pescara può essere un po' più importante per me a livello così di emozioni personali. Nel mondo del calcio molti dicono che le partite sono tutte uguali, invece non è vero. Io sono di Pescara anche in maniera orgogliosa, lo rivendico, e perciò giocare contro il Pescara per me è importante. Poi è ovvio che io farò di tutto per fare punti, quello mi sembra il minimo sindacale.